Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea Link 91 ed oggi siamo in questo nuovo episodio di Yokai Watch Puni Puni. A quanto pare il nuovo evento prevede yokai di quarta generazione, quindi di Shadow Side, e abbiamo anche Natsume Forma Oni nell'evento. Insomma, non è proprio robina da nulla. Abbiamo anche un tizio che sembra molto cattivo. Sicuramente ha a che fare con Ashura. Ora andiamo nell'evento. Se adesso qua ci fanno tutta quanta la presentazione di yokai che abbiamo visto già nel quarto. E io sceglierei per iniziare. Shin. Ma sì, scegliamo Shin, va. Di default. Ma siamo a New Yoma City? Ah, sì, siamo a New Yoma City. Va bene, va bene, va bene. Boss. Oh! Quindi è l'evento Scramble. Oh, non male, non male. Vediamo subitissimo le quest di questo evento. Poi vi spiegherò un pochino più nel dettaglio come funziona. Accumula 500 punti. Vabbè, questa è la cosa più semplice da fare. Nella battaglia Scramble succede che quando voi sconfiggete un livello, diventa vo di vostra proprietà. C'è la bandierina della vostra squadra. Può succedere che venga un nemico e vi attacchi quel livello e ci saranno le spade incrociate. Voi andate lì, difendete il livello e soddisferete questa richiesta. Dovete difenderlo per 3 volte e anche per 7 per ricevere la seconda ricompensa. Poi abbiamo Uccelladro che ruba almeno 15 volte e slottare per 10 volte. Adesso vi spiego bene come funziona e gioco una volta all'attacco al punteggio. Quindi 500 punti, difendi 7 volte, ruba per 15 volte, slotta per 10 volte e un attacco al punteggio. Ora, come si fa a rubare al nemico? Molto semplice. Una volta che avrete sconfitto il boss del livello 24 o del livello, vediamo un po', 23, vi si aprirà il livello 25 e il livello 26. Voi toccate il 26, vi apparirà Uccelladro. Con Uccelladro formerete una squadra che andrà a rubare, tra virgolette, agli avversari. Potete farlo fino alla fine dell'evento, l'evento dura 2 settimane. Prima arrivate qui, prima rubate e più volte rubate, prima finite la quest dell'evento. L'evento si svolge in fasi di 3 giorni ciascuno, fino ad arrivare a 2 settimane. Il terzo giorno, e poi dopo ci sarà il cambio squadra, il terzo giorno apparirà un livello extra. Quel livello extra è la slot yokai. Voi potete fare la slot yokai come per quanto riguarda Uccelladro, ovvero formare una squadra, il tempo di durata sempre 2 ore e mezza, 3 ore, alla fine della quale avrete la possibilità di slottare e ricevere un punteggio extra. Se voi riuscite appunto a slottare per 10 volte, risolverete anche un'altra quest di questo evento. Ovviamente se già l'avete fatto sapete come funziona, non è proprio facilissimo spiegarlo, sarebbe meglio farlo vedere, però insomma per motivi di tempo ve la spiego nella maniera migliore che riesco. Andiamo a vedere le missioni, ecco appunto le prime 8 missioni sono vai a rubare 40 volte, ragazzi in 2 settimane se giocate tutti i giorni riuscite a rubare 40 bottini, insomma ce la fate. Allora, le missioni sono molto particolari. Jibayan dovrebbe essere un boss di questi dei livelli di qui a Yoma City, perché appunto dice Yomakai no Jibayan no boss stage, che vuol dire che Jibayan è il boss di un livello di Yomakai. Quindi questa missione richiede di sconfiggere Jibayan, il livello boss di Jibayan, solo con una squadra di rango S massimo. Questa qui, sempre nello boss stage di Jibayan, create 40 combo e terminate la battaglia con il 70% dei punti vita. E queste qui, ok. Poi abbiamo Jibayan Shadow per altre 3 missioni. Completate lo stage di Jibayan infliggendo un singolo danno di 1500 punti con Hari. Hari è questo yokai qui. Dovrebbe prendersi comunque sia durante questo evento perché tutti gli yokai che servono appunto per completare una certa missione li trovate sempre nell'evento. Poi completate lo stage usando yokai solo di rango A e completate lo stage totalizzando 80 combo. Poi completate il livello boss di Nekomata con almeno il 50% dei punti salute. Completate il livello boss di Nekomata con appunto lo yokai riccio di prima, Hari, infliggendo un singolo danno di 4000. Completate sempre il boss stage di Nekomata
con solo yokai di rango B in squadra. Ovviamente il boss stage varia in base alla squadra che scegliete. Non so di preciso come se la gestiscono, ma penso che con Natsume Eiji Banyan Shadow, con Nate Eiji Banyan normale e con Shin è Nekomata il boss finale. Probabilmente è così. Queste missioni invece richiedono di battere il livello segreto. Purtroppo il livello segreto, essendo che sto registrando l'evento appena uscito, non ci sono ancora informazioni su come aprirlo. Però posso dirvi come aprire gli altri tre. Vediamo quali sono. Per il primo stage segreto bisogna completare lo stage 19 con yokai di rango A o inferiore. Per lo stage numero 2 bisogna completare lo stage 24. Per lo stage segreto numero 3 bisogna completare lo stage segreto numero 2. Qui invece ci chiede di completare la sfida. Non so di preciso cos'è perché è la prima volta che la vedo. Di completare il livello sfida. Quindi è proprio un livello a parte? Perché dice che praticamente questo dovrebbe essere sopra i cieli di Yoma City. Quindi ci dovrebbe essere una mappa extra con uno stage extra. Non ne ho idea, ragazzi, è la prima volta che lo vedo. Perché se vediamo la mappa è sempre la stessa. Non è che cambia. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è tutto. Mi dispiace per lo stage segreto, ma appunto sto registrando appena è uscito, quindi non ci sono informazioni al riguardo. Appena posso le metto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!